this fight, because we need to face the challenge that's ahead. We got you. You know there is no other. I choose you. 3, 2, 1, via! Benvenuti signori e signori alla nuova puntata di Terra dei Giochi. Qui è Javel 91 e Stefano Neptune per voi. Yeah! Allora, Javel, dimmi un po' cosa stiamo facendo in questa nave di merda. Niente, io ho preso taglio, lo insegno al mio Bulbasaur. Ok. E prima cosa, la prima... Aspetta, il Bulbasaur anche tu adesso? Sì. No. La la la. Vediamo la, i Pokémon che vengono da tutto il mondo. Allora, ora mi alleno. Un Pidgey. Ora mi alleno un po'. Pikachu. Sì, mi faccio giusto un po' di allenatori della nave prima di andare all'Itsur. Ma che cazzo di cosa. No, io anche devo allenare un pochino. Un bel pochino. E che cosa stavamo dicendo? Ci dovrebbe essere una caramella rara da qualche parte. C'è, c'è. Eccola, fidati, c'è. Allora, parlando della MN Anna, c'era una leggenda metropolitana quando eravamo piccolini che diceva, scusate il cursore, che in pratica se tu non non parti, sì, se tu non la lasci partire, e cioè se perdi qui contro gli allenatori e quindi la nave non parte. Beh, poi dopo quando hai surf puoi tornare, surfare, e si catturava, non mi ricordo adesso se dicevano Mew o Mewtree. Cioè, figurati. Mewtree. Ecco. Cosa è Mewtree? Va. E quindi c'era questa leggenda bellissima, io ci ho provato. Che si inventano queste cuglie? Da piccolo, sì. Da piccolo ci ho provato. No, Ponita, davvero mi vuoi fare un braciere sul Charmeleon? E aspetta, ci sono rimasto di cazzo. Perché? Perché non c'era nessuno, ovviamente. Che merda. Ma perché Pikachu rimane sempre un PS? Perché un Ponita si ostina a fare un braciere? Addio Pikachu. Pico Pico! Charmeleon livello 17. Oh 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 oh. Mo supera mio Pikachu. Oh 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 oh. Ma dai, ma perché? Ma ce l'hai col tuo Pikachu? Ne non dovevi uscire. Sei uno stronzo, Javel. Non ci posso fare niente. Caramella rara. Mo lo binchio di caramelle rare. Javel è uno stronzo. Vabbè, potresti... sì. Ok, il mio Pikachu finalmente avrà una mossa normale degna. No, colpo. Eh? Che mossa? Body Slam! Yeah! Vai. E poi devo insegnare taglio a qualcuno. Ciao ciao! E questo qualcuno è Bulbasaur. Bulbasaur. Ok, ci siamo. Almeno per questo ci siamo. Mamma mia. Sai che tra gli allenatori della MN Anna e quelli di fianco preferisco quelli di fianco. Di fianco ad Aranciopoli. Sì, sono più forti. Sono più forti. Cioè, no, ti danno... Sì, ti danno più esperienza. Ci vuole mezz'ora per fare salpare sta cazzo di nave. Che merda, sei uscito già dalla nave. Ho preso la caramella rara, che merda. Ma sei una merda. Non hai preso Body Slam? Body Slam sopra si prende. Body Slam nella nave si prende. No, cazzo. Cazzo si prendeva? Ah, movimento sismico era. Che coglione. Beh, basta che gli insegni... Tu hai Megapugno. Hai preso Megapugno. Sì, no, non mi interessa. A te Pikachu non interessa, è incredibile. No, non mi interessa perché per queste palestre è inutile, lo allenerò quando serve, quando servirà. Bah. Tu stai andando già a fare il Letty Surge? Beh, tengo... Che fai schifo, compare. Che ci posso fare se un taglio devo fare? Vergogna. Vergogna nera, non finirò in galera. Luce e patacci. Acqua, c'è solo spazzatura. Dai, va bene. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Va bene, Javel, è guerra, vuoi la guerra e guerra sia. E guerra. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Acqua, c'è solo spazzatura qui.
Fuoco, c'è un interruttore, vediamo se là c'era qui, sta qua. Acqua, c'è solo spazzatura qui, sono stati richiusi. Oh, mamma mia. Bellissimo. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Sì, sì, schiaffamelo sotto l'allenatore, l'interruttore. No, così devo andare a fare l'allenatore. Acqua, fuoco. Mo. Primo lucchietto aperto. No, come? Nelle vicinanze doveva stare. Se questo... Ah, no. Fuoco. Giovel, che stai facendo? Secondo lucchietto aperto. Javel! Bastardo. Electi Surge! Con chi lo batto? Con un colpo solo, Conductrio! Beh, questo è da vedere. Perché è da vedere? Vediamo chi sarà più veloce a battere il... Vabbè, sta un po' più avanti. Vediamo chi sarà... Vediamo se Fossa lo ucciderà a prima botta. Ah, voglia che lo uccida a prima botta. È un raichu di merda. Via! Vediamo se è più forte il mio colpo contro il tuo coso. Vediamo. Mega calcio. Oh oh. Mega pugno che fallisce. Nidoking impazzisce. Ok. Nidoking al 27. Senti, ma devo cominciare anch'io? Ductrio al 29. E che cazzo? Mo te la sei voluta. No! Tu tieni un potente. Tieni Ductrio al 29. Affanculo. Così impari. Fulmine, adesso sì che dico ci si allenerà subito. Ok, abbiamo la terza medaglia. Cioè, è incredibile come siamo quasi alla pari, eh. Secondo me sei più avanti tu. Devo essere sincero. Beh, io sono più avanti perché ora userò questo qua. Chi? Bicicletta. No! Aspetta. Ma scusa, non... Boh, vabbè. Cosa? Niente. Ti ho scordato Squirtle. No, a parte questo. Boh, va bene. Io non suggerisco più un cazzo a Javel, eh. Lo sto dicendo a tutti i nostri ascoltatori. Mi stai sul cazzo. D'ora in poi mi stai sul cazzo, Javel. Fammi vincere una sfida! Oh! Ma la vincerai sicuramente. Però io non ti suggerisco più nulla. D'accordo? Basta. Va bene. Tipo, non ti dico mica che qua puoi usare la bicicletta. Ringraziami, altro che bastardo. Grazie, Nettu. Fanculo. Dico che non ti suggerisco e continuo a suggerirti. Scusami, ma tu gli allenatori a destra di Aranciopoli non te li fai? Domanda. No, mi sono scordato. Vabbè, dai, sì. Dai, io sono andato a farli, però. Eravamo rimasti d'accordo che li facevi. Sei una merda. Javel, Javel, sei una merda. Vai, ora mi faccio tutti questi. Javel, devi andare a farteli. Mentre li aspetto mi faccio questi qua. Javel, forse non hai capito. Oh, devi... mi faccio tutta la grotta, non li voglio fare, mi puzzano quegli allenatori. Tengono tutti Bronzor. Come cazzo si chiama? Come Bronzor? Dai, C'è uno pure con due Poliwag. Vero? Sì, l'ho appena battuto. Devi andare a farteli. Tanto hai la bicicletta, non ci metti niente a tornare. No, già sto qua, mi sto allenando i Pokémon. Ma quanto fai schifo? No, sul serio, fai proprio schifo. Dai, mi fare tornare indietro. Vergognati. Vergogna nera, non finirò in galera. No, vergogna perché fai proprio schifo. Va bene, torna indietro. Sei una merda, sei. Sto tornando indietro. No, vabbè, qua le nostre strade si dividono proprio, già. Fai schifo. Sto tornando indietro. Sì. Cioè io sono andato tutto tranquillo, vabbè, ci siamo messi d'accordo così, ci facciamo un pochino di allenamento. E questo va di... vaffanculo. Sto tornando indietro, Neptune. Bah. Anche perché, caspita, danno un sacco di punti esperienza questi. È l'ora di allenare un Pikachu. Il Pikachu maledetto. Mannaggia Pikachu. Non ho ancora mai vinto e questa non sarà la prima volta. Chi stai battendo? Ah, stai battendo esattamente quello che ho appena battuto io. No, ancora non sono arrivato a quello. Come no? Ho visto il primo allenatore che viene in Pokémon 18. No, non è quello. No, l'ho appena battuto. Non è quello, sopra io. Ok, scusi. Sto a Aranciopoli, da Azzurropoli, dove c'è Misty, come cazzo si chiama?
dove c'è Misty. Celestopoli. Celestopoli, sto già. Io a Celestopoli sto. Davvero? Sì, ne. Ma stai andando già. È il primo allenatore di quelli! Che merda, non stai tornando indietro! E se sto battendo questo da mezz'ora! Dammi il tempo! Sai perché lo stai battendo solo quello da mezz'ora? No. Perché non ti sei allenato qui! Ecco perché! Sto tornando ad allenarmi! Ma senti, ma se uccido e poi me li faccio dopo gli allenatori? Oh, 18 Charmander! Charmeleon, come cazzo ti chiami? No, Pokémon selvatico! Se mi esce un Drowsy, minca, rattata! 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 Pica pica! Ma puoi fare così schifo? E quando impara Charmeleon una mossa degna di un Pokémon di fuoco? Lanciafiamme penso che la impari Charizard molto più là. Voglio fuoco bomba. Voglio fuoco bomba. Morirà prima il mio. Sai che fuoco bomba forse non la impara nemmeno. Ti dubbla in la MT e tu devi insegnargliela. Che esistenza. Che tristezza. Che tristezza. Ecco perché io prendevo sempre Squirtle. E che cazzo. È troppo superiore, dai. Andiamo a fare. Cazzo! Andiamo a fare quella parte. Cazzo, dovevo allenare Squirtle qua con questi. Sto andando a fare gli allenatori, Neptune. Bravo. Io questa puntata la dedicherò, penso, ad allenare Squirtle. Questo, squello, squello. Squè, squè, squelo. Squelo, squelo, squelo. Squè, squè, squelo. Squelo, squelo, squelo. Body Slam, vai. E Body Slam è una mossa fortina, comunque. Sì, è forte. Yo, yo, yo. Uno non ha mai vinto, l'altro non ha mai perso. Ora perderai. Nidoking può imparare Fulmine. Cosa? Ma sei una merda. È troppo overpowered quel Nidoking. Questa me la lascio. No, ma vaffanculo. Fulmine. Sì, ne c'è il milione esatto, va a far culo a mamma. Scusami, posso dirti una cosa? Dico. Fulmine lo devi insegnare a Pikachu. Perché devi allenarti quel cazzo di Pikachu. Ma se lo impara dopo Pikachu Fulmine? No. Pikachu non impara Fulmine? No. Ma che inutile topo giallo è? Scusa, vedi un attimo sulla guida? No, tieni. Non vedo tanto però, non vedo. No, ho sbagliato, sempre sbaglio casette. Tieni sta cazzo di guida. Aspetta, fammi curare, mentre questo parla. Ok. Alla. C'è una proprio la scheda di Pikachu. Il 25. Allora, guida alla mano. Qui. Vai indietro. Sta Pikachu. Ero arrivato al 25. No, tu stavi andando. Sono in perfetta forma. Eccolo Pikachu, ero arrivato. Vedi se impara Fulmine. Tuono onda, attacco con movimento, agilità, tuono al 40. Ma che schifo. Non impara Fulmine, vedi? Lo devi insegnare tu. Ok, abbiamo appurato dalla guida ufficiale strategica di Pokémon Blu e Rosso che Pikachu non impara Fulmine. Volevo dare Nidoking Fulmine, vabbè dai. No, no. Anche perché Nidoking di attacco speciale penso che faccia schifo. Posto di? Quindi avere un Fulmine non so quanto gli sarebbe servito, no? Giusto? Sì, giustamente. Yeah. Mi sento realizzato quando mi dai ragione. Questo perché ti considero molto superiore a Pokémon. Infatti ti potevo già superare, sono tornato indietro per fare i Pokémon. E vabbè, ti devi allenare, dai. Mi sto allenando. Scusa, tu Squirtle non te lo alleni? Non è. Ma secondo te è un errore allenarmelo? No. Dillo proprio sinceramente. Sinceramente non è un errore. Io tengo Lapras. Uno d'acqua non lo vuoi? Non lo so. Eh sì, perché sennò io poi. Sì, sì, devo per forza. Io tengo Lapras, quindi mi è inutile. Almeno avere un po' tu... un po' di. Vabbè, ma qua la sfida sai che cosa succederà? Che magari staremo in posti totalmente diversi, però per l'allenamento dei Pokémon saremo alla pari. Perché sì, io mo' mi devo allenare Squirtle io... adesso. Tu ti dovrai allenare Lapras dopo. No? Sì, perché dopo Lapras me lo devo per forza fare. Al 15 te lo daranno. Quindi te lo dovrei allenare. Vabbè, dai, diciamo che siamo pari pure come allenamento alla fine, perché battuto. Sì, sì. Senti, quanti sono questi allenatori? Uno già l'ho battuto. Grande. No, io ne ho battuti diversi, ma mi sto allenando Squirtle. Quindi, boh. Spero che siano tanti, sinceramente. Ah, aspetta, aspetta, MT 11. A proposito di Squirtle. Vai. Squirtle impara bollaraggio. Nidoking impara surf. Cosa? No, sto scherzando.
Nidoking può imparare surf. Non mi ricordo, però no. Può imparare lanciafiamme. No, surf non penso, però può imparare lanciafiamme. Davvero? Sì. Però tutte mosse scrause di attacco speciale. No. Zubat. Boh. Vai, Pikachu. Allora, mi faccio prima Pikachu al 20. A che livello ce l'hai, Pikachu? 19. Cazzo, te lo devi allenare davvero con te. 4 livelli sotto al te! 5, conta, ingegnere! Vabbè. Ingegnere, conta! Ecco, lo sale, no? E a me è morto, invece. Oh, che schifo! Stupido Pikachu. Senti, altri allenatori qua non ci sono. Ce ne sono 3000. Vecchietto. Ci sto da mezz'ora. E vai, sono i punti ha fallito, pezzo di merda. Quello, ah, eccolo quello con i due poli qua. Allora, allenato Pikachu, tocca a Charmeleon. Ah, Venomoth mi volevo fare. Giusto. Ragazzi, volevo farmi un Venomoth per che il nostro perché è bellissimo. Neptune tiene un Butterfree, mi faccio un Neptune. mi faccio un Venomoth. Ti fai un Neptune? No, grazie, non sono d'accordo. Sempre se ho spazio in squadra, non ci penso. Oh, imparo a schianto, una mossa. Beh, scusa, comunque qualcuno con coso te lo devi fare. E vabbè, ma io tengo che... Poi uno psico serve a questo sì, gioco. Sì, ma io tengo Hunter. Grazie, Aldorizzo! Ah. aspetta, forse riesco a battere. Forse no. Cazzo. Cazzo! Allora, questo mannaggia. Al 20, 27. Ora tocca a te. Squirtle Bulbasaur. Ma perché Squirtle fa schifo? Sono inutili. Ma io dico, no? Questi pezzi di merda ti potevano dare Squirtle a un livello un pochino più alto? No, cioè, non penso. No? Mi sembra pure una cosa... Perché? Nidoran, perché eh? A 10? Terra. Cazzo, li faccio. Fossa, non è su Nidoran, non mi fa un cazzo. Mi spieghi perché al 10? Lenospina, allora, no? Se mi avvera io, castigo. Guarda, posso... Allora... Ragazzi, seguiteci perché questo è un ragionamento serio. Ci penso da ieri notte e adesso dovete rispondermi, va bene? Ora, che cosa succederebbe se in un gioco di Pokémon si partisse da una città che non sia Biancavilla? Mi spiego. A Biancavilla, quel coglione del professor Oak, scusandomi con il professor Oak che sempre ci commenta i video, ma quel coglione del gioco del professor Oak ti dà il Pokémon al 5. Che secondo me ti trolla alla grande. Perché è un troll. Perché tutti gli altri allenatori del mondo, secondo me, il primo Pokémon glielo danno al 30, al 40. Figurati uno che va a vivere alla Lega Pokémon e gli danno il Pokémon, il primo Pokémon al 40. E tu ti devi ritrovare col primo Pokémon al 5. Ora, tu, Jenny del cazzo poliziotta, no? Perché ad Aranciopoli mi dai uno Squirtle al 10? Ma stiamo scherzando? Io mi devo allenare alla grotta Diglett per tutto il resto della puntata. E tanto 2 minuti manca. Bene, anche la prossima! Mi spieghi perché? Ah, Bellsprout, che bello. Comunque, il mio allenamento sta procedendo. Grazie che mi hai fatto tornare indietro. Charmeleon al 20, Pikachu al 20, Nidoking al 27. Ma dai, Nidoking è troppo forte, eh. Non lo devi allenare bella più. Bella squadra. Quanto sei stronzo. Tu hai detto che mi devo allenare una squadra. Io ce l'ho una squadra. Ma dai. Fai proprio schifo. Bulbasaur e Squirtle, poi li riposito. Ah, Bulbasaur. Ah no, mi ho detto che mi faccio Venomoth, quindi non mi serve il Bulbasaur. Sì, pure sì. Ma perché, Graffio? Aspetta, però Venomoth veleno, eh. Inutile, tengo Nidoking. Non mi sa che Bulbasaur mi devo fare. Ma Bulbasaur prima che l'alleno ci vuole. Secondo me, se ti posso consigliare, è meglio Venomoth. Come mosse, proprio. Ma avrei pure un Hunter, quindi psico non mi servirebbe. Bah, vabbè, ci dormirò su e poi lo pensiamo. Ah, già che mi sto facendo pure un po' di soldi, che sai, i soldi servono veramente. Sì, è importante. Vabbè, sta puntata la chiudo qua io. Sinceramente io non so quanto sia utile allenarmi Squirtle. Magnemite. Secondo te davvero? Non so, mio caro. Ma perché è troppo... Mamma mia. E però mi serve per dopo, capito? Mannaggia, Giuda. Guarda, ti serve soprattutto perché io l'ho preso per surf. Ok.
perché non ho altri Pokémon che... Sì, vabbè, ma tenermelo in squadra così, dicevo, senza allenarmelo. Invece no, mi serve per la Lega. No, mi è morto Charmander, vaffanculo. Ma Venomoth io già il 13 l'ho catturato, che bello. Vedi? Saremmo alla pari, in sì, teoria. Ma non tiene un cazzo di mosse. Perché? Azione, inibitore, super suono. Non gli puoi insegnare nulla? Non so. Mo' vediamo. Vedi. Qui siamo quasi arrivati al limite. Oh! Non so se vogliamo continuare un po' sta puntata oppure no, forse no. 20 minuti. Facciamoci l'ultimo allenatore e basta, dai, a testa. O l'ultimo Pokémon. Vai, vai, io sto a Pokémon. Ok. Mi sto facendo su e giù tutta la grotta di Diglett. Se trovi un Ductrio di nuovo. Speriamo. Ne hai trovati due? Sì. Che culo. A prima botta. No, no. Nidoking primo tengo. Che culo no, scusa, che culo non lo puoi dire perché mi ha battuto tutta la squadra il primo. E mi ha mandato tutto a puttane. Cioè, ci ho perso 10 minuti solo per lui. Quindi allora, non è proprio culo. Sto al 20, manca vero molto, abbiamo detto da allenare. Dai, quando finisci questo allenatore chiudiamo, facciamo. Ok. Senti, no. Peccato che mi è morto Charmander, mannaggia. Non ho più pozioni. No. No. Ductrio, appari, scelgo te. Se mandi un Ductrio, ti appare un Ductrio. Ma io voglio mandare un Ductrio dopo che mi appare un Ductrio. Magneton. Ta 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 ta. Diglett. Un Magneton. Che carino. Senti, io provo ad ucciderlo con questo, vediamo cosa succede. Tutto il suono. Attacco fallito, vaffanculo. Ah, ragazzi, ragazzi miei, allenare i Pokémon qua non sarà... È la cosa più brutta del mondo. Beh, un pochino almeno, dai. Se no andare avanti solo con un Pokémon come sta facendo Javel, no, mi darebbe fastidio. Guarda che io non ho solo un Pokémon. Al 26. Beh, vabbè, no, dai. Non ti posso... Siamo una squadra al 20 quasi. Va bene. Tu tieni il Butterfree al 20. Al 21. Mo' Venomoth mi sto allenando. Venonat. Ma hai finito l'allenatore? Sì, adesso. E vabbè, basta allora. Adesso che squadra c'è questo allenatore? Sto salvando. Che cazzo ho fatto? Vabbè. Da Stefano Neptune. È già il 91, scusate della puntata per gli allenamenti, ma yeah. Serve, è utile. Ciao e alla prossima. Alla ragazzi. Prossima. Aspetta, devo salvare. Ho salvato. Ok. Ciao ciao. Ciao.